Good morning a tutti. Oggi sono in viaggio per Fornia, in provincia di Roma. Perché questo cambiamento? Beh, per rompere la monotonia. E poi in vacanza si possono trovare molte cose strane, o nel mio caso fare molte battute squallide. Pronto, nonno? Non ti sento. C'è Campobasso. Anche se adesso siamo in Emilia. Oggi vi parlerò del nostro fantastico soggiorno a Fornia, ma anche della sala da pranzo e della cucina. Come potete vedere, questa è la tranquillissima cittadella di Fornia. Questa invece è la spiaggia di Fornia, che ha la forma simile a quella del coseno. Vi prego, basta scuola, sono in vacanza. Poi abbiamo pensato, cos'è? Ah, sono a casa, sì, questo è un video post filmato, cioè post vacanza. Non posso fare lì video, ecco. Allora, visto che eravamo nei dintorni di Napoli, abbiamo pensato, perché non farci un giretto? Ed eccomi qui sul treno diretto a Napoli. Vedete qui? Un tempo era tutta campagna, mentre ora è solo campagna. Si prega di girare la testa di 180 gradi in senso orario o antiorario. Grazie. Io che non ho mai visto Napoli, devo ammetterlo, sono rimasto un po' confuso da tutte le macchine e le persone che attraversavano la strada in modo casuale, ecco. Infatti qui le strisce non indicano il punto sicuro per attraversare, ma il punto dove si ha più speranze di sopravvivere per attraversare la strada. Poi abbiamo fatto un giro per i mercatini di Napoli. Cosa si può trovare nei mercatini di Napoli? Giochi scaricati legalmente in vendita ai mercatini e molti, ma molti, giochi taroccati. Tra cui risalta una maglia dove hanno sbagliato decisamente il nome perché questo è un LOL, lo sanno tutti. Il Lego di Peppa Pog e Peppa Pig taroccato, si nota un miglio, dai. Ed un Super Mario su censuriamolo. Poi, visto che ero in una nuova città, ho colto l'occasione al volo e ho deciso di andare a visitare un GameStop per vedere le offerte sul posto. Bingo! Alla fine ne ho trovato uno, ma poco fornito. Ma in compenso ho trovato Yoshi. Sì, Yoshi. E lo Slenderman che faceva il modello. Ed è giunto il momento di tornare indietro, a Fornia. Io vado in terza! Ci sono moltissime siepi. Ma da quanto tempo è che non le falciano? Wow, è davvero fantastico il panorama di Spelunga. Vedete? Questo qui invece è il mare. Cosa? Qualcuno qui ha perso tempo. Ehi, qui affittano delle case. Magari c'è un'offerta interessante. Cosa? Da quando Michelangelo vende appartamenti? Affitta i miei appartamenti. C'è una scultura in ogni stanza. E qui purtroppo finisce il nostro soggiorno a Fornia. Non preoccuparti, Fornia, torneremo presto. Aspettate, ma per tornare a casa devo prendere due treni. Treno. Dovevamo infatti fare tappa a Roma. Ma
Quale migliore occasione per visitarla un attimo? Ora sono su un bus che sta per passare davanti al Colosseo. Questo, vedete, è Colosseo. Cosa è successo al Colosseo? Sembra che ci siano delle strane impalcature. Stanno rifacendo il Colosseo. Oh, io che speravo di vedere il Colosseo. Uffa. E adesso siamo arrivati al mercatino del Campo dei Fiori. Perché siamo qui? Siamo venuti al Campo dei Fiori per un solo motivo. Il forno. Il forno. Mi sta venendo fame. Devo mangiare qualcosa! Subito! Oh, finalmente si mangia. Cosa? Dammelo! Dammi! Ma il nostro giro culinario non è finito. Siamo alla sandwiceria. Che gusto di sandwich potrei prendere? Cosa? Mario De Fiori? Abbiamo così preso il sandwich d'asporto per mangiarlo in treno a ritorno, quando avremo fame. Wow, guardate che parcheggi fantastici, davvero eleganti. Forse perché qui il parcheggio è a pettine. Doppia fila? Sto... Ecco, stiamo arrivando alla Fontana di Trevi. Permesso. 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 Aspettate. Cosa è successo? La Fontana di Trevi. Possibile che non riesca a vedere nemmeno un singolo monumento di Roma? No, spiegatemelo. Bene, è il momento di salire sul treno. Ed è anche il momento di mangiare il Mario De Fiori. Va, sono Lazio. E basta. E questo è quel momento in cui vedi la città passarti dietro le spalle, nel passato, e ti vedi tornare alla banale vita di casa. Ciao Roma, ci rivedremo. Spero.